Uomini e donne, il ritorno, di Anna Tedesco, la dama furiosa con Gianni Sperti. Da alcune settimane Anna Tedesco non fa più parte del trono over di Uomini e donne. La dama ombra, dopo una serie di polemiche è accusata più volte in trasmissione di avere una tresca amorosa con Manetti. Ha clamorosamente deciso di abbandonare il dating show Mediaset. Un'iniziativa che ha lasciato stupiti tantissimi fan. La donna, nata a Gubbio, cambierà idea e ritornerà al parterre senior? Anna Tedesco intervistata dal settimanale Nuovo. A distanza di qualche giorno, la Tedesco ha rilasciato una nuova intervista. Dopo aver raccontato alcuni particolari a Uomini e Donne Magazzine, la dama ha deciso di svelare altri dettagli al settimanale Nuovo, diretto da Signoretti. La 51enne umbra ha dichiarato di aver lasciato la trasmissione a causa di Gianni Sperti, colpevole di averla offesa e attaccata gratuitamente. La donna ha affermato che, durante la scorsa edizione, l'opinionista le è stato molto vicino durante la sua relazione sentimentale con Nino Castanotto. Quest'ultimo, anch'egli un cavaliere del trono over, è stato l'unico a farle palpitare il cuore, ha precisato la Tedesco. Secondo la 51enne, Gianni Sperti avrebbe cercato in tutti i modi di distruggerla scoraggiandola nelle sue scelte. Durante i vari dibattiti avuti in trasmissione, l'ex ballerino l'ha definita amica di letto di Manetti. A quel punto, suo figlio Michael ha perso letteralmente la pazienza e ha chiesto alla madre Anna di non recarsi più a Uomini e Donne. L'ex dama del trono over contro l'opinionista di Uomini e Donne. Secondo la Tedesco, l'opinionista ha frainteso la complicità e l'amicizia tra lei e il gabbiano in qualcosa che non c'è mai stato. La dama ha precisato che entrambi sono single, quindi non avrebbero avuto nessun motivo nel rivelare al pubblico un'ipotetica storia d'amore. Manetti e Anna si conoscono da alcuni anni e, oltre ad essere legati da una grande amicizia, in passato si sono frequentati per qualche settimana. Nel corso di una puntata del Trono Over, addirittura Giorgio le ha regalato davanti a tutti il suo libro Il Gabbiano e le Principesse. Un gesto che ha fatto perdere la pazienza a Gianni Sperti. Quest'ultimo, inoltre, ha preteso lo smartphone della dama per controllare la casella messaggi e per capire se i due nascondessero qualcosa. L'ex marito di Paola Barale è stato troppo esagerato con la Tedesco? Per ulteriori news vi invitiamo di continuare a seguire il canale Uomini e Donne.